Ciao gente simpatica! Io sono Waldorf e siamo tornati su... Senti, Zelda Oracle of Seasons! Eccolo qui, non ci voleva molto. Siamo rimasti all'ultimo degli otto dungeon, ma presumo il penultimo dungeon. No, davvero, giuro, se è davvero l'ultimo dungeon e lo streaming dura 30 minuti, un po' mi infastidisce, ma... spero ecco sia corretto. Dov'è il mio controller? Dovrebbe essere Qui. Ah ah. Tutto pronto, direi. Dimentico niente? Tipo il fatto che funzioni? Anche questo è risolvibile in maniera sorprendentemente facile. Non. Oh, un attimo. Forse doveva essere connesso prima, ma dovrebbe essere a posto ora. Allora, apri, load. Non è davvero connesso. No, giuro, è connesso. Non fininfo. Mi attivo, quindi forse ho attivato male le impostazioni di controllo. Mi si è resettato. La faccio subito giù, sinistra, destra. A, B, L, R. E il resto va bene. Perfetto. Ovvero che ho un laser! Non devo assolutamente... Ok, il gioco riappare magari. Non l'ho messo. Ah, ogni volta mi si resetta. Meno male me ne sono accorto. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Beh, da tempo che non avevo problemi tecnici, quindi mi sa che è una buona occasione per recuperare. Che sto a dire? Allora, questo me lo prende così? Presumo di no. Infatti. Devo vedere le opzioni interne, forse. Così. Non so perché prima non andava. Eccolo qui. Abbiamo il laser e... centro. Mi torna in mente il minigioco di WarioWare, dove devi mettere qualcosa nel naso di Wario. Ho detto così, suona male in effetti, ma qualcosa di quel tipo, devi colpire dritto dentro il naso per vincere. Oh, ok, non volevo proprio entrare, ma va bene. Un attimo che... ok. Perfetto, livello 8, Dungeon Spada e Scudo. Ah, quello di Pokémon, avevamo detto. Presumo che qui prenderò uno scudo più forte. Anche se in verità l'ho già potenziato. Teniamoci lo scudo, ovviamente. C'è anche il ghiaccio, come il DLC delle Lande Innevate. A proposito, proprio oggi è uscito. Credo sia oggi, vero? O ieri. Era Pokémon Diamante Splendente Perla. Com'era? Sì, splendente anche quella. E ci sono tutti che ci giocano. Ma onestamente non me ne importa. Finché c'è da finire Z. Tanto l'ho già giocato quello. Quindi non è esperienza. Ah, no, è il mio laser! Senti. Non mi danno anche le fattine. Ciao Paul, benvenuto. Salve. Manci per Anagrom. Il suo comeback è vicino? Più lontano che vicino in verità. Allora, siamo nel dungeon Spada e Scudo. A proposito. E non diamante splendente. Vabbè. Avrei voluto giocarlo per stare sulla cresta dell'onda, per avere big views, ma onestamente non mi interessa tanto. L'ho già giocato. Cosa vuole quello? Devo colpirlo in qualche modo. Con la fionda? Ok, pensavo serviva tipo l'arco e frecce, qualsiasi cosa. Invece no. Questa chiave era semplice. Allora, vorrei vedere se si può passare in qualsiasi modo. Penso al contrario e non così. Il remake di Rubino Omega era nuovo. Rubino... sì, Rubino Omega e Zaffiro Omega sono in verità... quelli li ho presi. E li ho trovati anche molto carini. Ho giocato gli originali, ma lì c'erano comunque varie differenze. Poi c'era anche tutto il... il Groudon Omega e tutto il resto. Oh, Kyogre... Alfa, tutto
tutto quello che c'è. C'è il maschio alfa e poi c'è Kyogre alfa. Che è meglio. Oh no, ci sono sempre questi nemici. Però mi chiedo se... Non ho provato a fare così. Ah no no, mi vanno proprio addosso. Con laser potevo fare. Cuore. Ancora un po' al laser. Ah ah. No. Dannazione. Ancora un cuore però. Ah, rompono i vasi questi. Com'è che ho rotto il vaso? Ah, con la spada. Me ne sono dimenticato che rompo. Bene, ho un laser, perfetto. Il piano era quello, avere il laser. No, laser. Ah ah, il laser. Ok, tutto quanto ora si basa sul laser a quanto pare. Laser. Mi ha schivato. Questo me lo... Schivo anche questo? Sì, questo. Venite qui. Ah, col... Il mio laser. Ah! Tutto un avanti e indietro di laser qui. Vinto! Va bene, lascio gli altri vasi nel caso vi servano pure. Non anche voi. Guarda quanto... Mi pare la mia spada fa fuori questi rossi in un colpo solo, quasi. A volte. Mentre questo si uccide... Come si uccideva? Aspetta. Boomerang. C'era un modo, vero? Con lo scudo non si ribaltano questi, credo. Era... Con la fionda, sì. Vero? Ok, questa reazione non me l'aspettavo, ma... A quanto pare funziona. Potrei farlo esplodere anche, volendo. Visto che qui rompe le scatole e basta. Ah, con quello si uccide. Ah, avevo dimenticato. Quindi... Vieni qui, pallina. Qui ho detto pallina, ok. E comincio a fare collezioni di chiavi. Sono un collezionista. Permesso. E queste allora? Non c'entrano niente? Difficolto a crederci. Vediamo cosa nascondi, bello. Vabbè, io ci ho provato. Ok, boomerang subito. Ho preso la fatina, va bene. Quindi ho ancora il laser. C'è però uno spam qui di cure, allora, se sono tutti fatine. Anche qui si droppano cuori. Mi vogliono full vita qui, a quanto pare. Spero che spawnino, perché così mi fullo con le fate. Ho paura di no. Invece sì, tutti quanti con la fata. Cos'è la full cura qui in giro? C'è la full cura lì in giro, va bene. Qui una chiave. Ma intanto vorrei vedere cosa c'è qui oltre. Full vita. Sempre full vita. Sempre full vita. Perché altrimenti non c'ho il laser. Mi sa di qua devo andare. Il salto così lungo non ce l'ho. Ho ancora una chiave. Ah, adesso cosa fai? Cadi giù, maledetto. Posso anche rompere i vasi. Ah, che lusso. Non riuscivo a colpirlo. Perché lui schiaffeggia la spada da destra a sinistra. Così non potevo colpirlo se era mia sinistra. L'attacco roteante però colpisce un po' ovunque, quindi è a posto. Tutto qui. Sospetto questo. Non so se deve fare un certo rumore, ma vediamo. Ah, ecco l'uscita. Non l'ho vista. Ups. Posso saltare su questi? Sì, è fantastico. No, ci sono le mani qui. Non menatemi, vi mano io. Ah! C'è uno scale qui, non c'è altro? A parte le mani. No, volevo fare attacco roteante. Dai, dovete imparare la lezione. Ha! Ancora, ma vanno all'infinito forse. No, non si sa, ma intanto vediamo qui. Sì, vanno all'infinito. È troppo bello però il salto tutto storto che posso fare. Cos'è quello? Non potete stare un po' più calmi con le fiamme? Magari. Double kill però. Ta. 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 No, non va bene. La mia full vita non c'è più. Ta. Ta. Va bene, ci sto. Non so perché, ma sembra più facile a quanto pare. Ehi!
È quella di Mario. Allora, mi serve vita per il laser, vero? No. È letteralmente Mario sta parte. Un Mario più facile, ah, fatta. Beh no, in verità era un po' complicato, ma no problem. Quei rossi però non mi conviene ucciderli così. Dovrei farli fuori con l'attacco di punta. Ah, niente. Saltini piccoli, grazie. No, no, ma come hai tutto quanto? Mi prendi in giro. Beh, con due saltini forse riesco a fare tutto. Ma comunque. Ok, qui non è più questione di avere il laser. Questione di sto morendo adesso. Salto lungo, certo che bastava quello. Ma davvero? Chi sono i tirchi che mettono i vasi nel... Vabbè, in effetti qualcuno gli avrà messi nel dungeon i vasi. Però speravo... Oh, il meglio. Cos'è quello? Sta volando? Ah, mi fa cadere sopra una fiamma. È un po' maleducazione. E a volte si abbassa? Che vuol dire? Tanto qui, grazie. Mi sputano fiamme questi. Deve attaccarli mentre salto, penso. Però mi infiammo. Ah, no, muoiono lo stesso. Penso mi bruciassi in qualche modo. Sta fermo! L'altitudine in un gioco 2D è sempre una cosa complicata. E non muore ancora. Yo, ciao Zoro. Salve, siamo nel dungeon della spada e della calamita. Si chiama così, vero? Perché devo usare la calamita qui. Vieni qua, bello. Ho detto bello. Era ovviamente ironico. Dove sei? Non puoi scappare lì, sai? Pensavo si bloccasse il colpo. Come terreno? Tre cuori! Tre tantissimi cuori! Parti il gioco con tre cuori! Ovviamente non fai questo rumore all'inizio gioco, vero? Ok, non ho più... No, queste cose no! Va bene. Ah, qui posso subito fare il giro però. Ma vedrai intanto il resto. Perché se faccio il giro lì posso andare in basso. Ma intanto appunto vedrei qui. Lo fa automaticamente stavolta. Calamite! Quindi ho più vie di scelta. Un attimo, vediamo dove sbuco. Ok, c'è qualcosa che non ho. Oppure il pulsante da premere, ecco. Sì, è tipo Super Zelda. Super Zelda. O New Super Zelda. O quello che fa fare i giochi. New Super Zelda Maker. Quanti nomi. Ci ho già equipaggiata. Link vola! Oh, vasi. E credo siano importanti col puzzle, però... dirò un po' dopo. Pezzi di ghiaccio diventano lame affilate. Dovrò sciogliere il ghiaccio con qualcosa di fuoco, presumo. Proiettili! Cioè, sarebbero per svegliare quel gufo, ma... Per me sono proiettili, ok? E anche un po' di cure. Devo colpire anche questi? Sì, ma... Tornano subito a dormire. Mi serve un oggetto, penso. Non ho chiavi! Ma come... Forse con la fionda di fuoco. Vediamo. Vabbè, c'ho l'altra strada da fare. Forse è lì che trovo la chiave. Perché di qua non si può proseguire. Devo sciogliere qualcosa. E l'unica cosa da sciogliere che mi viene in mente è... Boh, il cervello, forse devi pensarci, presumo. Non spawna davvero altro qui? Presumo di sì, ma cercavo cuori. Va bene, facciamo... Io guarderei la mappa, anche se potrebbe crashare. Per ora ci sono due piani. Ma non mi indica le stanze che non ho visto, ovviamente. Un altro mago. Altri maghi, sì. Che posso però parare con lo scudo, volendo. Devo giocare bene qui perché così posso riprendermi il laser. E mi seccherebbe non averlo. Dove sei?
Ok, uno anche basta. Cioè, uno mi basta uno per essere contento. Perché quello devo... C'è qualcosa qui per caso? Non vedo niente. Non c'è niente. Che hai da dirmi tu, amico? Oh, gufo, va bene. Gufo. È bene osservare, fermi e zitti. Non so cosa tu intenda. Non ho la minima idea di cosa tu stia a dire, ok? Sei rimasto lì fermo. Non è come Earthbound, spero devo stare fermo per 3 minuti. Lì il gioco almeno ti dice che devi farlo. Qui invece dice vagamente un indizio. Quello è pericoloso. Oh no, c'è anche quello che... Proprio devo cadere. Quello che blocca gli attacchi, credo. Facciamo così. È immune però questo, no? O forse no. È immune. Allora via di fionda. Ehi. A me sembra immune, ok. Andiamo a pestarlo per... Ah, anzi no. Lo pestiamo per bene a distanza. Oh, mi è caduto. Colpito! Troppo tardi. Mi aveva fatto cadere. Ok, ha funzionato a suo modo. Era un posto brutto per combattere. Meglio vincere così. D'astuzia, si può dire. Ma perché cambia direzione? Non posso neanche attaccare qui. Va, vabbè. Mi sono un altro cuoricino. Beh, munizioni per le fionde. Calamita, anzi, prima. Devi stare un po' calmo tu. Questa è la parte opposta da me. Circa così. Aha! Non so se l'ha voluto, ma... Non penso sia voluto, ma posso passarci di lato. Facciamo così. Può cadere? Ma è impossibile se può cadere. Non c'è altro però qui in giro. Devo per forza fare sto enigma. Vediamo se posso fare qualcosa di questo tipo. Intrufolati. Devo tipo spingerla forte in basso. Penso c'è chiaramente un altro modo, ma cos'è funzionato? Ecco qua. Qui di lato è chiaramente più forte. Saltando. Ah! No, non si può, stranamente. Mi fa pensare che questa zona non sia voluta che tu faccia quella cosa. Perché è davvero insolito. È strano. Ah. Non capisco i pipistrelli ora che cominciano a saltare all'improvviso. E ancora di più questa qui che, se sbaglio, mi cade nella lava. Devo attivare ponti. Ponti, forse? Un attimo. Questa è chiaramente la zona di prima, ma non c'è nient'altro. Devo chiaramente mettere questa cosa sul pulsante. Aspetta. Oppure potrei provare il semiturbo. Tanto vale provare. La via più vicina è... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caselle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caselle. Di sopra è più facile, forse. Vorrei provare il salto turbo. Perché penso che di qua si potrebbe anche fare. Non penso sia voluto, ma... forse si può fare il salto turbo. Sto morendo, ma... salviamo qui, va bene. Ah, mi resetta ogni volta lì. Ah. Penso di no. O forse sì. Fare ancora un po' di tentativi allora. Mi dà l'impressione che si possa. Se lo fai dritto però. Di qua però proprio no. Cioè in verità anche lì. Va bene, mi ha sprecato la pozione ma... Allora, con
quella cosa non posso lasciarla a sé perché cadrebbe nella lava. Dovrei continuamente premere qualcosa. Oh, mi sono incastrato. Va bene, va bene. C'è un'altra stanza? Come c'è un'altra stanza? Ah, mica l'ho vista. Ottimo allora. Dai, ottimo. Bene così. Certo, mi piacerebbe non sentire questo rumore. È vulnerabile al boomerang lui. Questi qui invece non saprei. Quelli che girano attorno. Ah, resta lì. Datemi un cuore. Grazie mille, ti voglio bene. Quasi, visto che ti ho ucciso, ma non è così grave, spero. Ecco qui. Ah, davanti si apre, vero? Perché non può tornare indietro? Non mi ha colpito. Oh no. Va bene, cuori extra di nuovo. Oh, basterebbe fuori questi davanti, mi sa. Può ripassare. Grazie. Così. La super fionda? Spara 3 semi per volta. È davvero questo l'oggetto del dungeon? Seriamente? Proviamola, ma non mi sembra possa aiutare. Sì, è una shotgun, dici? Beh, sì, da quell'effetto. Ma non mi cambia niente. Al massimo è per aprire quella porta di prima. Tutto qui. Quindi qui non posso fare niente. Mi pare strano perché non c'è. Ah, da qui sotto. Ah, ho capito, devo farlo da qui sotto. In questa stanza devo farlo. Non posso ancora farlo, quindi. Va bene, allora ci tocca backtrackare. Aiuto. Come siamo con la mappa? Fammi salvare. Ok, purtroppo non riesco a riconoscere bene i luoghi, visto che sono solo quadratini, ma perché si è aperto? Sono stato fermo mezzo secondo? Non ho capito. Va bene. Ho risolto il puzzle con la mia grande intelligenza, ovviamente. E non per puro caso. Ecco, da qui, sì, da qui. Mi apre la scorciatoia, forse. Mappa, fantastico, ma prima usiamo questa calamita. Su cosa? Ah, è lì. Vieni qua. Perché non... Eccoti qua. Sparisce subito? Pensavo che... Ah, dovrei fare quindi quello che spinge. Perfetto. E mi ha appena scorciatoia per... non ricordo dove, onestamente. Non sono anche quelle vie più veloce. Fammi guardare la mappa dopo che torno qui. Va bene. Si è fatto... Mi fa strada. Hai il simbolo di una spada! E sopra lo scudo, vero? Sì, se non fosse crashato. Va bene. Ma la stanza dov'era? Era... Sì, qui in alto. Non posso più andarci però. Devo per forza fare il giro della via che ho sbloccato. Perché, sì, ruota a sinistra e poi ruota a destra e non c'ho più modo per fare dietro front. Sarà qui il ponte, vero? Ok, ok. Pratico o doveroso, visto che non c'era modo per tornare indietro. Sì, invece, salve ed esci. Ma non è neanche quello pratico. Ma sicuramente più veloce. Non ho ancora visto la zona in basso però, ora che ci penso. Ma finché riesco a continuare va benone. Tanti vicino all'inizio. Oh, l'ho vista la zona in basso. Sì, ci ero appena andato. Ero proprio lì. Quindi l'avrei vista. Allora, triplo colpo, wow! Quasi. Wow! Io pensavo aprisse la porta. Vabbè, mi immaginavo cose diverse. Vabbè, che è chiusa a chiave. Andrò a prendere una chiave per aprire la porta. Complicazioni. Potevo backtrackare un attimo per prendere fatine, ora che ci penso. Ma sto benone. Oh no. Scavo di bombe. C'è un meme in Super Mario Maker 2. Oh, in particolare di una...
sì, quello che stavo facendo, Link. In particolare di un creator era Panga, se non sbaglio. Che ogni volta che si... No, che si trova spesso dei livelli di Link in Super Mario Maker. Perché c'è il power up di Link dove puoi lanciare bombe. Dove c'è una bomba excavation, la chiama lui. Che letteralmente un minuto di prendere bombe e lanciarle sui muri finché non ti apri la strada. Ed è palosissimo perché non devi fare altro se non aspettare. A proposito, passo una... Ai! Pensavo fare... Vabbè. Di qua si può passare. Sono invulnerabili al boomerang, questo. Questi, credo, poi. Ma la fionda, non credo. E ora passi qui, certo. Vorrei... Grazie. Pa! Shotgun, è vero! Fa il suo dovere. Quanta vita ha? Oh, è la shotgun... Senti, pa! Mi sta uccidendo! Ma come mi ha distrutto? Ma perché? Ma perché? Non c'ho iframe! Mi ha tolto metà vita in 2 secondi! Ah, e ho sprecato così la pozione. Vabbè, che ho il big money, posso comprarne altre, ma mi dà fastidio comunque. Adesso ci metto pure io. Va bene. Mi secca però che non c'ho... Non ho il laser. È abbastanza triste. E tutto questo perché non mi ha dato la chiave invece di darmi una scala per il piano sopra. Oh, mini boss time. Fuoco e ghiaccio. Brucia ghiaccio all'improvviso. Ah, quindi magari con la fionda di fuoco posso sciogliere il ghiaccio. E brucia ghiaccio di Spiritrax. Solo più fuoco che ghiaccio. Che devo fare qui? Non posso spegnere il fuoco, vero? Mi dà vento. Ah, ecco qui. No, è vulnerabile. Non si può fare niente. Così è vulnerabile, ok. Mentre quando è fuoco posso usare questo d'erba o cos'è? Sì. Ah, gli faccio cambiare colore con quello. Con quello rosso lo danneggio, ok. Sentite, facciamo così. Mi metto entrambi. Così posso alternare per... Beh, posso alternare per bene. Invece di dover cambiare ogni volta almeno le cose. Ah, fa male! Ok. Almeno sembro quasi morto. Sta fermo. Fermo, detto. Ecco qui. Mi carica tutto il tempo! Sta fermo! Ma devo dire che è comodo la fionda. Muori! Devo spostare. Ho mancato. Va bene, ora mi carica. Oh, mi carica solo quando è. Ok. Me l'ho colpito, giuro! Ora mi carica. Ma come mi ha dist. Ah! Riproviamo. Ora so come si batte. Quindi fionda di fuoco. Allora, in verità. In verità è il contrario, forse sarebbe buono. Se metto la fionda di vento e i semi di fuoco. Perché così lo stunno e quando mi carica lo interrompo al volo. La fionda a quanto pare non funziona da ravvicinato. Ecco, infatti scatta quando è di ghiaccio. Ecco qui. Ho mancato, va bene. Ecco qui. Va bene, vieni, fermo lì. Ma gli iframe non esistono qui. Quindi scatta quando diventa di ghiaccio e fa qualcosa. Ecco, questo pattern è molto più facile. Così, scatta, perfetto. Mi la cavo molto meglio ora. Oh. Poi il pattern di ghiaccio è molto più facile da schivare. Ah, si può rompere. Aspetta, si può rompere. Non sembra importante. Finché fa roar, vuol dire che lo danneggio. E funziona. Ma stupido fuoco a sposa. Grazie. Scatta di là. Però c'era il consiglio riguardante il ghiaccio che si può. Si può sciogliere per diventare una lama. Non ho ancora capito che intendeva. Proverò dopo magari se non riesco a vincere. Ok, perfetto. No, l'ho schivato. Il ghiaccio però fa male se lo tocco. Come l'ho colpito? Sto morendo. Sono quasi morto. Permesso. Così almeno non fa buoni pattern d'attacco. Oh, fermo, no, no, no. Ok, ok. Oh, no, mi è schiattato addosso. Ma come? Proverò a distruggere il...
Il ghiaccio? Forse aiuta? Intanto questi di vento sono una buona scelta. Magari con questo vorrei provare a sciogliere quelli di ghiaccio. E magari posso sollevarlo. Non so se devo pestarlo all'infinito, quelli di ghiaccio. Provo ancora così. Ah, però devo cambiarlo. Non devo però ricolpirlo. Lancia, bravo. Quella fionda, va bene. Con la spada poi dovrei provare, in effetti. Ah, spariscono. No, spariscono da soli. Non ho capito, a volte non cambia. Il fuoco non gli fa niente, ovviamente. Proverei con... con altri semi non ho provato, in verità. Ma da fiondare... forse questo di vento? No, infatti non fa niente. Questo di turbo. E infatti... questi attraenti. Ovviamente. Devo solo... vorrei fare ancora qualche tentativo, però. Riguardante questo di fuoco. Ah, devo far partire la fiamma lì vicino? Non lo so. Vabbè, riproviamo. Per me la via era quella giusta, ma... Dall'impressione che gli sto facendo male, quindi... non penso di essere sulla cattiva strada. Anche il pattern adesso è facile. Basta faccio così, quando diventa fuoco e mi carica diventa di ghiaccio. Lancia una cosa facilmente schivabile e ripeti. Ho mancato. Mi ha colpito comunque, va bene. L'ho mancato di nuovo. Ok, vieni qua. Devo stargli distante mentre si muove. Ah. Mancato. Questo no. Quando mi carica però non posso farci niente. Non ho capito. Eccoti qua. Sta fermo. Non caricarmi. Mancato. Ecco qui. Fermo lì. Bene, vuoi ricaricare lì. Fermo. Devi contare quanti colpi gli faccio. Perché farebbe comodo sapere se sono sulla buona strada. Ok, bene, si è colpito da solo. Buono, schiva. Oh. La fionda è fortissima quando è... quando è di fuoco. Perché lo interrompo subito. Però quello rompe il ghiaccio. Ma no. Diceva del fuoco lui. Diceva del ghiaccio a rompere col fuoco. È lui. È questo nemico, sì. Va bene, faccio schivare una volta. Mi ha colpito! Il rosso sembra caricarmi. Mentre l'azzurrino sembra... oh, vinto! L'azzurrino sembra allontanarsi. Sì, fatina! No! A metà passo dal laser! Vabbè, me l'hai vinta. Vuoi prendere anche munizioni? Immagino darà fuoco e vento. Ne ho tirato un bel po'. Solo vento. Va bene, dai, la mia munizione preferita. Visto che non la uso mai. Beh, neanche la tiramostri se per questo. Infatti ho finito i semi. Ah. Ok, so cosa devo fare, gioco. A volte il gioco è abbastanza ovvio. Non so neanche come siamo messi nel dungeon. Di qua, di qua e di qua. No, ho colpito un pipistrello! Ha missato, come ha missato? Perché ha missato? Ah. Devo sistemarlo quello o continua a rompere. Perfetto. Perfetto un corno. E si sono spenti. Ma per... ah, perché? Però consuma solo un proiettile, vero? Ne consuma solo uno. Fantastico. Se non mancassi. Salvo qui perché se finisco i proiettili qui finisce male. Beh, temevo già ne consumasse tre alla volta. È già otto. Su serio. È già ottimo. Perché gli manca? Ecco qua. Tutti i proiettili ho usato, ma alla fine funziona. Mi piacerebbe prendere una fatina. Ah! A me.
Bene, tempo di scivolamenti. Devo spostare questi? Dai, dimmi di sì. È un puzzle carino. Eccolo qui, sì. Come immaginavo, barra temevo. Beh, questo è facile. Basta metterlo a destra. Ma magari può servire... Diamo un'occhiata intanto. Magari può servire per risolvere gli altri due. No, mi piace quando i giochi buttano puzzle così in mezzo. Zed in particolare. Questo gioco solitamente fa puzzle abbastanza banali, ma qui ne fa proprio uno particolare col ghiaccio. Quindi mi piace l'idea. Allora, se faccio questa a sinistra è... piacerebbe muovermi però con più praticità. Se metto questa a sinistra e spingo quella a sinistra in alto, posso metterlo lì. Per gli altri devo un po' vedere. No, posso anche fare spostare questa a sinistra e giù e a destra. È quello che volevo fare, sì. Sinistra, giù e destra. Soluzione semplice. Sì, in effetti non mi sembra così complicato, ma vorrei prima pensare invece di andare a tentativi. Ad esempio, questo a sinistra è quello... è in basso, poi. Ok. Questa a destra è fatta, ma anche manca questo a spingere a destra. Perché la mia idea era... questo a sinistra è in basso. È in basso. Poi spingere a destra ed è fatta. Ma perché fa giri? Allora fammi sapere se così vado meglio. Forse così mi giro meglio con questo. Ok, pensavo così, ma questo qui non può andare lì dentro. Posso sfruttare questa base qui in basso. È che ci sono tutte le cozzine qui attorno che non uso per niente. Diamolo. Non penso posso più metterlo lì. E infatti è sbagliato. Ci sono questi. Può fare il giro qui, qui, qui e qui. Ma basta. Al massimo può incastrarsi su questo, quindi... quelli in alto e quelli in basso non sono un problema. Quelli in mezzo è un problema. E gli altri si fanno facilmente, in verità. Molto facilmente. Ok. Allora l'idea... basta mettere quello in mezzo ed è fatta. Devo spingere quindi questa a destra. O magari... ok, ho trovato. Questo giù. Così fa da base per quello in alto. Il salto mi permette di addrizzarmi un pochino. Giusto un po', ecco. Così è al centro. Senti, fai... qui. Ok, il centro è sistemato. Il resto dovrebbe essere facile. Per l'alto, come avevo detto, sì, questo giù, a destra e su. E mentre quello va a destra ed è fatta. Ok. Ma vuoi per favore spingere per... perfetto. E questo a destra. Risalto. Dai, passo il carino. Anche qui come prima, spero mi desse una chiave, invece vado a prendermela io. Faccio lavoro sporco, capito? Anche qui c'è ghiaccio, oh no. Almeno ho cuori per il laser. No, no, mio laser. Ma sono super aggressivi quelli lì. Ah, ok. Perché scivola così tanto? Ah, salto. No. Il salto di Link in effetti è altitudine molto bassa. Dall'alto non si vede, ma in 2D di lato ha altitudine bassissima. Ecco qui. Stranamente più complicato di quanto sembra. Come l'ho chiamata? Ho detto solamente che era abbastanza facile, no? Qualcosa di quel tipo. Va bene, anche qui non devo cadere. Non capisco perché devo muovermi su queste piattaforme che si muovono già da sé. No, ma dove va? Dove va? Ah, ok. Oh, questa volta ho fatto in tempo. Non possono stare ferme queste. Che problema c'è nel farla muovere? Ah, ecco il problema. Mi dà fastidio. Ci sono due uscite però. Dovrò provarle entrambe. Ah, perché questo va a sinistra, se mi è un po' complicato. No! Aspettiamo un attimo. No!
Aspettiamo di cadere di nuovo. Se facessi su questo, forse è più facile. Non so cosa ho combinato. Ma qui basta stonarci sopra, vero? No. Ma mi hanno fatto malissimo. Mi hanno dato metà vita in due, in 10 frame o quanti erano. Di nuovo. Gli iframe non esistono in questo gioco. Sto morendo di nuovo senza pozione. Ero full vita pochi istanti fa. Cosa vuol dire? Va bene, basta stare qui. Ma come? Mi sta scivolando? Ma perché mi scivola indietro due volte? Ah! Facciamo così, proviamo. No, non così. Io spero in qualche cura qui vicino. Oh, se faccio così. All'inizio di questa grotta ero full vita. Ma siamo sul serio. Facciamo sul serio. Proviamo a rifare da capo. Sicuramente avrò più fortuna, vero? A quanto pare sì, sono full vita all'improvviso perché ho caricato. Quando prima avevo un cuore solo. Perché mi mantiene il momentum da cambio schermata? È scomodo. Malvagio più che altro. Cadi, ok. Qui che abbiamo. No, ma non ho prima ce l'avevo fatta. Queste stanze sono, fanno male, ecco, sono malvagie. Ma qui fatta, ok. Non scivolare troppo. Bene. Questi non scivolano almeno. Ma ok, pensavo che, non pensavo che cade quando gli sono sopra. Pensavo fosse tipo i Twomp che cadono solo se gli sono di lato o di sotto. Finalmente fatta. Due schermate di morte. Che sembravano super semplici, invece. Fattina! Sì, mi serve. Laser e cadi. Fantastico. E la scorciatoia per l'ingresso è fatta. C'era già prima qualcosa di simile, ma meglio così. Perché questi cosi che girano? Andiamo con le maniere forti, ho capito. Cosa ha combinato? Perché è bruciato? Non riesco a combattere con questi cosi in mezzo, in verità. Ma, il mio laser! Mi sono mosso abbastanza bene. Ah, ora è morto. Quindi forse l'ho danneggiato prima. L'ho danneggiato con la fionda. Può essere. Ancora uno. Solo dopo passo perché devo accertarmi che la zona sia sicura. L'ho colpito. Non mi ha fatto rumore. Quindi no. O forse sì. Va bene. Come si passa qui? Col salto. Va bene. Questo non c'entra niente. Che stanza strana. Oh no. Gente. Vabbè, finché non ne fanno molto male e finché danno cuori, mi va benissimo. Non mi va benissimo. Va bene, qui si nota che sì, il gioco, a parte quella stanza del ghiaccio che mi piaceva molto, visto che era un puzzle diverso dagli altri, non lo so. Mi sembra che manchi un po' di idee questo dungeon. Già la fionda potenziata non è una gran differenza. Poi anche qui, questo puzzle, devi usare un oggetto di prima. È semplice, non devi neanche pensarci. Ci stanno molto bene i puzzle dove magari modifichi l'ambiente in base a quello che fai con lo strumento. Oh, ok, devo spingerci sopra il vaso. Devo solo passare di qua. Ok, già questo è il pulsante, mi è sembrato più interessante. Oh, se l'avessi preso. Quasi. Perfetto. Penso che così funzioni. Quale porta chiusa? Aperto però. Penso sia questa. Ah, ma chi si rivede? Oh no. Torniamo fuori con la... con le bombe. Con le bombe. Hanno fatto bene il loro lavoro prima. Due bombe bastano.
Attaccare con la spada è sottovalutato. Tranne per i vasi. Fattina, perfetto, laser. Lì c'è la chiave del boss, presumo, perché sembra molto importante. Solo a che è servito? Avrà aperto l'altra porta? Ha aperto l'altra porta, pare. Allora, e infatti mi ha chiuso questa. Vediamo se posso... No, ah, devo uccidere tutti forse per l'altra. Questi però sono invulnerabili. Non dalle bombe. Ma come? Uno l'ho colpito. Non sembra fare molto però. Magari anche i pipistrelli. Erano i pipistrelli. Però perché me la segnava aperta dall'altra parte? E per tornare indietro. Ok, ok. Grande chiave. Dava quell'impressione, sì. Oh, non volevo la bomba. Ah, si può portare da una mappa all'altra. Mi ha fatto male. Non ho comunque la chiave, perché ho fatto il giro per non prendere niente. Dovrei andare a sinistra, vero? Perché la mappa dice che c'è un passaggio? Non ho preso davvero niente? Mi manca la bussola, ora che ci penso. Perché non so dove trovare i forzieri. Sopra non c'è niente. Ho solamente... sono uscito e ho trovato questa via. Che mi riporta qui. Va bene, per la grande chiave è servito, ma... se non c'è neanche una chiave banale, non so dove proseguire. E infatti la grande chiave non apre le porte piccole. Qui a sinistra si prosegue. Lì non sono state, infatti. Qui invece è pieno di sotto. In alto della spada non sono proseguito. Bello però con la base azzurra sembra davvero la spada di Link. A parte per quei due pezzi sopra. Pensi il burrasco tra le trasporte via il nemico. Davvero? Non pensavo facessero... Non pensavo facessero niente. È forte. Ecco perché contro i boss non faceva niente. Provo a tornare indietro. Ma penso non c'è niente. A destra cos'è? A destra non ci sono stato. Ah. No, qui. No, qui è una stanza chiusa, vero? Che ho già attivato, però. Era più sopra il giro, per caso? Tutte quelle cose... Ah, qui posso fare la tripla fionda. Riesco, vero? Devo magari settare un po' il terreno. Con questo e spingere via le cose. Posso spingerlo via, vero? Pensavo che era da spingere via. E invece... vediamo se non può funzionare. Come li colpisco? Devo colpirli assieme, ma... Non mi sembra che possa sollevare queste cose. Potrei provare, ma... devo togliere questi qui. La fionda non passa qui. Da sopra, forse? Dalla parte destra? E come arrivo alla parte destra? Lì sopra cosa c'era? Ho dimenticato. Pare posso andarci però. Magari è davvero la soluzione. Mi darà una chiave. Ma come li colpisce? Siamo al piano sopra! Ah, va bene. Spero sia una chiave vivamente, altrimenti non so che fare. Non so che fare. Magari trovo altri modi per usare la tripla fionda. Non c'è da disperare, vero? 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 Tipo qui! Aha! Sono immuni. Ah.
Devo davvero rifarmi il dungeon? Finché mi dai cuori per il laser, non mi spiace così tanto, ecco. Vieni qua. Bloccati l'uscita. Mi sa che devo andare da qualche altra parte. Non è quello che cerco. Qui c'è una chiave se uccidi tutti i nemici. Forse c'è... Ok, qui ci sono i fatini. Qui... Forse qui trovo una bussola che... Una bussola che ho dimenticato di prendere. La bussola è fondamentale a questo punto perché... Mi fa sapere dove sono le chiavi. Qui a destra non potevo andare, vero? Ma ho aperto la scorciatoia. E infatti... E il pulsante non fa più niente. Certamente. Siamo nella parte alta dello scudo. Qui invece dove portava? Ah, ok. Allora riattivo qui il salto. Quello è caduto dalla troppa voglia di inseguirmi. Per favore, voglio ancora il laser. Dove sono qui, vero? Ah, sono nei due punti della spada. E ci sono anche le mani, ma non c'è altro. Qui scendo sotto e poi rispunto sopra, credo. Non vuoi andare lì però, sembra terrificante. Seguiamo il flusso normale del dungeon, dai. Mi sono perso qualcosa. Yeah. È più semplice di quanto sembra qui. Perché tutto si allinea perfettamente. Ecco, no damage. Se il pipistrello non dà fastidio, perfetto. Miracolosamente i pipistrelli non sono stati di intralcio. Me lo sto rifacendo tutto. Perché non so cosa fare. Bel tuffo. Ti do un 6 su 10. Ok, qui sono sulla base della spada, ma... Non so per cosa devo combinare qui. No, mio laser! Prendo come rimborso. Qui vado sopra, ma non ricordo se c'ero andato qui di lato. O se c'è qualcosa di lato. Oh, sono incastrati... No, erano tutti incastrati lì! Ma come fanno a colpirmi? Hanno una mira atroce questi qui. O sono io che ho una pessima schivata? Davvero! Ah! Facciamo... Ah, posso schivare col salto però. Vero? Ecco, è più facile. È più facile. Allora, ho proseguito per le scale, credo. O di qua. Ah, qui non sono mai andato a destra. O sono andato a destra? Non per di qua. Oh, ma no, in basso no. No, in basso sono andato. È strano. Le scale qui che fanno? Qui non sono mai stato! Ma... No, ho dimenticato la chiave qui! Dannazione. Metto lo scudo perché il dungeon di spada è scudo. Ok, le spine danno fastidio. Perché mi vanno storti qui? Dannazione. Posso anche colpirli. Forse un po'. Ci sarà la chiave qui, per forza. Ti lascio stare a te. Ti lascio vivere per un po'. Ma come mi scivola? Dove vai, Link? Che razza di... La bussola. Va benissimo anche la bussola. Va fantasticamente anche la bussola. Su questo piano ho lasciato solamente una cesta lì. Averla prima però avrebbe un po' facilitato le cose. Niente cuori? Aha! Allora spawnano. Devo solo rifare il giro. Facciamo così. Semi turbo! Mi piacerebbe che si potessero accumulare. Ah, su questo piano ho dimenticato ancora più roba. Su... Qui c'è qualcosa! Ah! Sarà qui la chiave! Devo fare un giro multiplo. In qualche modo. Ah, sì, 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 ho... Come ho attivato qui le cose? Che qui apre una scorciatoia per andare indietro, ma non si può più backtrackare da qui. Perché? Ho dimenticato il perché non si può più tornare indietro. Ma ho attivato una scorciatoia qui.
Non mi piace però. Se backtrackassi potrei subito andare alla cassa del tesoro. Vediamo come funziona. Era bloccato in qualche modo. Ma che modo? Qui a sinistra. Ok, se vado qui a sinistra dove posso subito prendere la chest. Non è bloccato, no? No! Perfetto! Era così facile! Ed è la chiave! Oh, dannazione! Non ci ho fatto caso. E su questo piano a posto. Due stanze sopra sono da... sono le ultime, credo. Facciamo così. Un salvedesci tattico. Siamo dove eravamo prima. Solo che a inizio dungeon. Così posso subito usare la scorciatoia. Ok, super. Vorrei avere più modi di movimento veloce in certi giochi. Mi torna in mente, era in qualche Zelda, era Link to the Past. Era più che altro nella randomizer, che c'era un comando del menu che proprio istantaneo resetta la zona, che è un salve desci carica. Più giochi dovrebbero avere cose simili. Vabbè, giochi voltati allo speedrunning, presumo, però. Oh, sì, fatina. Mi sento già meglio. Dove sono? Ah, sono al centro dello scudo. Li devo chiaramente bombare qualcosa. Intanto facciamo suonare questo. Distanza, in diagonale. Wow! Quanti sprite su schermo. Mi si è buggato un attimo. Il ghiaccio magico congela tutto. Grazie. Chiarissimo, aiuto. Questo quindi. Non vorrei andarci sopra perché fa male. E intanto, carelli. Se il burrasco ti porterà all'ingresso. Ah, in effetti avrebbe senso come utilizzo. Giusto per un tentativo. Io salvo però, perché non voglio tornare ora. No, non fanno niente. Ricordavo qualcosa di simile in effetti. Peccato. Ok, segui il pattern, vero? È un po' complicato, ma farò del mio meglio. Poi com'era? Così? Non ci credo che l'ho fatto al primo colpo. Non male. Chiave! Mi torna in mente il puzzle di... com'era? Midnight Train, devi memorizzare il pattern. È molto carino. Cos'è questo? È Ah, ok, potevo aspettare un attimo per sapere cos'era. È uno spawner quindi, aiuto! È un problema. Lasciamolo stare. Cos'è quella bocca di lava? E lui è caduto, mi spiace. Dove sono? Ah, ci sono cesti in entrambi le stanze qui. Cadi giù, bello! Vabbè, va bene anche così. Il gioco vuole che usi le bombe, ho capito. Ok, ora sono proprio nella parte centrale, che è l'unica parte condivisa dalle due... o quasi l'unica parte condivisa dalla spada e dello scudo. Mi piace il tema... il tema del layout della mappa, ma non dell'utilizzo. Perché non uso spade o scudi. Allora. A parte adesso. Ok, ritiro tutto. Usiamo sì spade e scudi, allora. Ma mi ha colpito! Posso parlare con lo scudo queste cose? No. E l'ho anche potenziato. Perché c'è lava poi qui sotto? Vabbè, no, siamo subrosia, vero? Quindi ha senso che ci sia lava. Anzi, ce n'è anche poca per essere subrosia. Non capisco perché metto all'improvviso i nemici verticali. Oh! Vieni qua. Oh, sì. C'è uno scudo, un forziere qui sotto. Come vado? Come cavolo vado lì in quel... Devo muovere questi? Non posso neanche saltarci. Neanche col turbo. Ah, Link to the Past, lo specchio ti riporta all'inizio. È vero, quello era molto carino, è vero. Allora forse era un altro gioco. Minish Cap forse era resetta. Tanto voglio vedere. No, il mio
Il mio laser! Ah. Boh, tanto vale. YOLO! Niente, ovviamente. Era per testare. Quindi a che serve sta parte? Forse per sbloccare... Ma non per il vaso qui? No. Per mostrarmi che ci sono le scale, in qualche modo devo prenderle. Ma... Ah! Devo portare qui il ghiaccio, forse. E il ghiaccio mi fa da piattaforma, presumo. Salvo qui nel caso sbaglio chiave. Vorrei entrare. Vorrei... Per l'amor del... per l'amor di Hylia. Grazie. Lo blu altri muri. Ancora più stile. Lui è inarrestabile. E lì ci va un'altra chiave. Che non ho. Cosa mi fa quello però? Lo spawner? Che senso ha andare dallo spawner? Mi farà cadere di sotto, presumo. Non ho altre idee. E se attivo questo... onestamente non so che serve attivarlo. Dipende da che parte arriva l'altro carrello. Presumo di sotto, visto che devo fare il giro per attivare questo. Ho schivato. Devo solo tornare di sotto, appunto. Vediamo se... Non lo so, devo cadere in qualche... Non penso devo cadere, allora... Che senso ha la chiave? Provo a tornare su. C'è una chiave, un oggetto qui, va bene, ma non so dove. Vorrei farmi strada, grazie. Oh, bravo. Non c'è altro qui, però. Ecco il forziere. Ma non posso andarci. Il ghiaccio mi servirà, sì. L'ultima cosa che non ho visto è... Questo carrello è... Non ho provato questi ghiacci. Ah, proprio non posso farmi male. Ma posso sollevarli! Magari se lo metto lì... Ah, ok. Se lo faccio cadere qui... Se lo faccio cadere qui, forse qualcosa accade. Oh, sì, non me l'aspettavo così in maniera epica, ma va bene. Oh, tutto quanto! Fantastico! Quindi uno per zona a questo punto. E una chiave! Grazie per il cuore, apprezzo. Ha spento il termostato. Penso a qualcosa di più intenso di un termostato, ma... si può chiamare così, dai. Tutto quanto! Ah, è bloccato dalle scale lì. Però... È già un passo avanti. Immagino quindi che qui non è bloccato. Ma devo bloccare quell'altro. Semplice. Calmi voi! Ah! Neanche troppo hanno cuori maleducati. Sono qui chiaramente. Dovete tenermi però con un po' di vita. Perché se arrivo al boss e non ci sono troppe cure, non è che mi vada molto bene. C'era anche una fattina, ma purtroppo penso l'ho presa prima del dovuto. Vediamo un altro. Pensi di sapere dove metterlo. Ah, non posso. Non posso scendere. Lui è respawnato, vero? Ah, respawna tutto. Fantastico. Qui posso però. Vai carellino. Wow, non me l'aspettavo. No, resta lì bello. Devo fare il giro e riattivarlo. Ah, non me l'aspettavo. Quella stanza invece come ci vado? Forse da qui riesco a lanciarlo? No. Non posso. Io ero convinto che il carrello era corretto. Torniamo giù. Però una scorciatoia. Già di quello non mi lamento. Dovrebbero mettere più scorciatoie nei giochi. In particolare in giochi Zelda come questo. Cioè qui già lo fa, ma molto meno, ecco. Perché fa comodo, non deve tornare indietro. Qui la chiave. E posso buttarlo lì, ma... Posso usarla anche... Usiamola anche adesso, su. Quello è attivato, quindi si ferma lì. Quindi non devo toccare niente. Come torno indietro? Ah, di qua, però. Vero che è la scorciatoia. Spero almeno la fattina respawn. Non respawnerà mai.
Ok, so dove mettere tutti e tre i pezzi di ghiaccio. Il fatto è come metto il terzo. E soprattutto dove sono i cuori. Spero sia scorta infinita. Sono troppo ottimista per i miei, per il mio bene. È vero che qui ci sono scale. Penso a fare il giro dopo. Riproviamo. Tanto Link vibe un pochino. E a destra non posso lanciarlo, però è un lancio storto. Vediamo. Ha! Ed ecco qui. Oh, lì va un'altra chiave. Ma non ho una chiave. Ci penserò dopo. Intenso questo dungeon, ok. Tiro tutto, alla fine ha un minimo di tema verso la fine. Ah, adesso posso andare con... Ok, penso devo prendere un altro pezzo di ghiaccio però. Oh, meglio che lo... Sì, ok, mi serve l'altro pezzo di ghiaccio, infatti. E poi posso andare sottoterra con calma. Tutto qua. La zona in basso a sinistra non ho messo niente, però. Ma non... Penso devo passarci in qualche modo. Oh, da oltre il muro. I cheat Link. E vediamo che cosa manca qui. Oh, lì c'è il boss. Mi manca una chiave per il boss. Che fregatura però. Una chiave è la grande chiave. Che era anche abbastanza tempo fa. Quindi se l'ho dimenticata. Vabbè, non l'avrò dimenticata, dai. Ecco qui. Un po' di backtracking e ci siamo. Ma mi ha colpito! Oh, forse era immune. Turbo! Ok. Giusto per velocizzare. Non penso servano altre... Altro ghiaccio. Perché ora qui è sbloccato. Anche la scala è sbloccata, sì. Provo subito qui, allora. Dovrebbe essere qui, sì. Oh, sì. Questi spawnano... Non dico spesso, ma spawnano qualcosa ogni volta. Quindi abbastanza spesso dei cuori. Loro sarebbero un buon... Ah, non sempre, ma frequentemente. Sarebbero un buon farm per cuori, penso. Oh, oppure qui. Ok, come ho detto, ho trovato il modo per curarmi. Piano te... Oh, vero, posso buggarlo. Un attimo, divertente. Ecco qui, l'ho buggato. E la chiave qui, perfetto. Baghiamo anche questo, su. Divertente. Nel caso mi serva vita, quindi torno da loro. Quello è ottimo. Oh, quello anche. Che giro strano. Oh, no, però loro... Ah, sono una seccatura. Ok, qui è tutto. Questo non serve a niente. Ah, per andare a sinistra, ok. Solo a quello però. No, neanche a quello. Devo fare il giro per di qua allora. No, qui c'è ancora lava. C'è un modo per scendere lì a sinistra? Non l'ho mica visto. Mi ha fatto male. Non serve a niente bloccare qui, forse. Forse devo sposto uno di questi. Non so cosa vuole che faccia il gioco. Forse in basso a sinistra. In basso a sinistra ce n'è ancora uno, indica, ma non so se si può. Ah, in effetti dovrei guardare meglio la mappa. O guardare meglio questa schermata. È vero, sì, ce n'è uno. Ah, e so anche come arrivarci, sì. Ma devo prima chiamare. Devo portare il carrello da qui. Beh, mi curo dopo, dai, mi curo dopo. Devo... Ma fate impasto! Mi hanno non potevo muovermi dall'angolino! Cos'è? Poi devo attivare anche questo, credo. Devo chiamare... È corretto così, penso. Sì, sì. La fatina mi serve dopo. E poi devo sperare che il carrello resti come era prima. Vediamo. Perfetto, è ancora lì. Vale,
No, vorrei non morire, per favore. Ah! Vabbè, che ho la farm di fattine vicino a casa. Hot fattine nella mia zona. O almeno camuffate da robe elettriche. È tipo il contrario. Dai, venite a me fattine, per favore. Mi servite. Non provare a fare... Senti, ti inseguo col giro tondo. Ah, va bene, anche antiorario. Vieni qua. Vieni qua. Vieni... Senti, No! No! La mia mira pessima qui ha ha vinto. Ma così basta. Nel caso. Fattine infinite. È troppo forte. Troppo forte le fattine infinite. Quindi... Mi avrò salvato la zona, quindi un ghiaccio qui. È un bel giro. Cos'hai per... Non provarci te. Intanto Link vibe un po'. Il cuore, vabbè, non mi serve. Poi qui in basso c'è un altro carrello. Se ho visto, se ho fatto bene, perfetto. Cavolo, qui devi anche setupparti i carrelli, è complicato. Ed ecco l'ultimo. Ok, ecco cosa mancava. La bocca si chiude poi. Il musone. Penso che posso combattere anche così il boss. Non penso mi serva il laser. Sarebbe comodo con i boss, ma... Tanto ho già la fionda. Presumo uso la fionda, no? Col boss. Fatemi passare, non insistete, grazie. Non mi fermo. Non è il momento di fermarsi. Non fermatemi ora. Don't... Volevo cantarli in modo... Vabbè, non importa. Ok, questi pipistrelli li lascio stare un attimo. Sperando che non mi diano fastidio. Sentite. Sistemiamoli e basta. Tanto dovrebbe esserci un po' di cuore qui in giro. Spero. Una fattina almeno. Le spammavano così tanto. Dai, basterà così. Quindi. Il boss 8. Beh, sarebbe bello se desse una bacchetta di ghiaccio. Qui sarebbe stato molto interessante, sì. Solo che diventa facile visto che puoi congelare le cose che vuoi. Magari devi lanciare da là. Non lo so. Mi pare comunque banale questa fionda. Opportunità sprecata. Sì, hanno fatto quantità sulla qualità più che altro. Medusa. È Medusa! Oh, l'ho stunnata. È Medusa, sì. Ok, attacca mentre è stunnata. Mi è davvero, ma cosa? Però dai, è bello come battaglia. Con la bocca aperta, forse, sì. Cos'è? Come si schiva quello? Via col... Dannazione. Ok, eccoti qua. Forse per il laser devo saltare. Devo saltarlo, sì, ma... Non ho tempo. Liberati. Sto già morendo. Come si schiva questo? Proiettili ne ho almeno. Ok, il tempo. Non hai tempo per aprire l'inventario. Ancora un po'. Un colpo, due muoio. Infatti con la bocca aperta penso, vero? Ora. Dai, dimmi che manca... Ma sì, non ho tempo! Sono morto. Cavolo, impegnativo come boss. Facciamo così, ok. Ho caricato un po' prima, ma così evito di beccare danni. Se ho fortuna magari non becco danni da questi pipistrelli. Appunto. Vabbè, c'era un... È già meglio di prima. Che prima avevo... mancava un cuore e mezzo. Così è un pochino meglio di prima. Proprio niente un pochino, ma un pochino. Sperando che droppino anche loro i cuori. Vieni qua, bello. Era un cuore qui. Oh, due, fantastico. Ho anche le Devo usare il turbo per la battaglia, magari. Piacerebbe avere però tre slot dell'inventario.
Ok, non sono più full vita all'improvviso. Vabbè. Risalviamo. Ma sì, un cuore in meno, cosa vuoi che sia. Potevo però caricare meglio dopo il salvataggio. Allora. Altri non penso facciano. Questo è qui al massimo, ma sarà la cosa, stessa cosa, ecco. No? No, sembra che non vanno quelle. Solo queste. La tengono ferma e la posso colpire. Ok, ok, in tempo. Dovrei mettere sulla spada, magari. Magari posso fare. Mettere la spada dopo, invece. Quando proprio so che devo attaccare. Ok, tipo adesso. Perfetto. Si alterna così, allora. Perfetto, è molto più semplice, allora. È molto più semplice schivare così, assolutamente. Fatti colpire. E spada. Tre oggetti sarebbero stati comodi qui, perché devi per forza usarne tre. Senza mantello non puoi fare molto. Non puoi schivare questo attacco. Ok, un passo alla volta si fa. Laser! Cavolo, devo combatterla con laser in effetti. Adesso non è armi pari. Stunnata. Attacco teante, non penso a tempo di caricarlo. Oh, da destra parte adesso. Troppo veloce. Può essere che... Mi chiedo perché non ho voluto mettermi... Oh no. Pensavo era stunnata. Mi chiedo perché ho voluto... Mi ha mancato. Perché ho voluto mettere Medusa in questo gioco. Boh, va bene, immagino che faccia stile, ma... È comunque curioso. Me l'ha colpita! Non capisco come la stunno. Ma... Ah, non l'ho visto in tempo. Forse perché flutto? No. A volte non la colpisco. A volte la colpisco, ma non la colpisco. Dai, metà vita, si può fare. No. Missato. Ecco qui. No, non ho messo la spada. E sto ancora morendo. Non ho più munizioni. Perfetto, ce la faccio? La mancata. Bella posa plastica però, Link. Ah, perso. So come combattere, ma è difficile. Allora. Ne ho solo 34 munizioni. C'è modo per ricaricarne altre. Qui c'erano vasi. Però. Ah, danno altri cuori. Fantastico. Vorrei però altre munizioni. Danno molto il turbo però. Forse il turbo è importante. Qui sono infinite stranamente. Sono scriptate queste. Almeno queste due nell'angolino. Vuoi davvero che abbia il turbo? Strano. Proviamo allora ad attaccare col turbo. Mi pare strano però. Va bene. Ciao Medusa. Riproviamo. Ah, anche il turbo funziona. Fantastico. L'altro è meglio però, perché vado di risparmio. Già col laser? Sì. Va bene, schivo e... Beccati qui. Ma come? Fatti colpire. Forse devo alternarle? Ne dubito. Non la colpisco! Schivo qui e vai. Vai, ho detto. Proviamo il turbo allora. Perché funziona quello? Proverò ancora a vedere se funziona sempre. Oh, tasto sbagliato. Oggetto sbagliato. Sembra funzionare però sempre adesso. E laser. Anche adesso che mi stava per fare l'altro attacco. Oh, però mi ha bloccato. Funziona sempre. Non capisco la logica. Vabbè, finché funziona va benone. Perfetto. Ah, però, però bloccare al centro non so se è ideale perché mi ristunna. Rispara, ecco.
Restiamo così. No, mi stunna, sì. Per ok, non conveniva qui la spada. Torna qui, fa l'altra, vero? Facciamo così. Vediamo se riesco a fare qualcosa di questo tipo. Sì! Colpo e schivata! Allora, torniamo a noi. Ha schivato! Ecco qui. Dovrò sprecare tutti quelli del volo, ma è per il bene maggiore. Ah, non ho messo la schivata qui. Ora la metto. Che fa il laser. Ci sono, vieni qua. Magari entrambi così. Schivo e salto, attacco, salto, schivo, ok. No! Che posa plastica anche questa. Ma poca vita. Ma davvero questa battaglia con due slot è cioè è fastidiosa. Con tre era ideale. Devo tenere tutto il tempo queste cose. Intrampa un po' il flusso del gioco, assolutamente. E stiamo così. Perfetto, stava per attaccare, ma... così interrompo. Solita combo. Perfetto, si può fare. Avanti così. Ora avrà il laser. Perfetto. Ora fa ancora quello, ma la interrompo. Ho vinto! Woo! Che battaglia! Sarebbe stata molto più intensa se... se magari avessi avuto tre slot per gli oggetti, ma va bene anche così. Ultimo oggetto! GG! Grazie! Ecco il cambio delle stagioni! Un'essenza della natura! I semi germogliano a primavera, crescono in estate, fanno frutti in autunno e muoiono tutto l'inverno! Non riposano, è l'eterno ciclo vitale. Il cambio delle stagioni. Certo, averlo per primo sarebbe stato comodo, ecco. Immagino che è il tema del gioco, dopo tutto. Era così, vabbè, non importa. E ora penso posso finalmente entrare nel tempio delle stagioni. No? It's a circle of life. Esattamente. Si nasce, cresce e si riposa, dice il gioco. Link, hai già la tua essenza. Il cambio delle stagioni mi ha restituito i miei vecchi poteri. Ti devo dare qualcosa, vieni da me. Oh, finalmente può essere utile. Mi è sembrato a me, oh. Sì, mi... si muove quello. Mi sta guardando. Ed è anche un po' strabico. Oh, beh. Com'era la spada? Qui. Mettiamo il turbo. Cavolo, ho usato metà del turbo. Ah, ma sarà valsa la pena? Da una sbella. Lo pensavo anch'io, ma spero di no. Poi non puoi, è un albero. Su. Fattine! Grazie. Respawnano quindi? Sì. Perfetto, è tempo di volare. Con la tripla fionda quindi posso fare niente nell'overworld. Niente credo. Assolutamente niente. Non serve a niente a tripla fionda. Col boss forse per attaccare meglio, ma è tutto lì. Oh, anelli. La striga! Io salvo perché ho un po' da perdere. Magari mi metto il turbo anche qui. Con l'aspirapolvere, certo. Vieni, dov'è? Vieni qua. È scappata. ops. Mumble delivery service. Più che delivery è il... mi ruba gli oggetti. Beh, ipotesi un albero che tira sberloni, ma è un... diciamo che è un caso particolare. Anello saldo. Minore contraccolpo. Non è male. Proverò a metterlo subito. No, no. La lista. Allora, anello subrosiano non serve più. Togliamolo. E anello colpo. E l'anello saldo. Questo è buono. Va bene, il resto può andare così. Prima del boss finale magari ricambio ancora però. Me ne sono già dimenticato. Anello saldo, vai. Ah, non è che saldi gli oggetti, tipo... oh no, il boomerang si è rotto. Beh, lo saldo adesso con l'anello. Non penso.
Link, ora hai raccolto tutte le 8 essenze della natura. Sei diventato un vero eroe che comprende le essenze della natura. Sei speranza per la vita. Prendi questo seme. È un po' grande come seme. Seme Maku è infatti Maku gigante. Penetra le forze del male. Ok, e quindi the biggest... No, piano, siamo ancora a novembre, Zoro. Link, ora puoi davvero battere Onox, generale delle tenebre e dell'acciaio, e liberare Din, oracolo delle stagioni. Non mi aiuta invece, mi dirà solamente il seme che dice ora puoi passare di qua. E invece basta. Oh, Nox. Vieni, se osi, Link. Se sei il loro cosiddetto eroe, allora proprio... non vali proprio niente contro i poteri delle tenebre. È contro il potere dell'acciaio. Non voglio che dice dopo di far assaggiare il mio acciaio. Sarebbe perfetto. Beh, chiaramente col seme ora posso superare quella parte. Altro che devo fare qui? Direi di no. Magari vorrei provare un refull di semiturbo. Non so dove era però. Penserà qui. Perfetto. Fantastico. E dove andiamo? Direi che non è il teletrasporto più veloce, ma è comunque molto vicino. Prendiamo il turbo, sì. Anche il salto era buono per schivare nemici, dopo tutto. Buono, meglio refullati. Poi... questo... cos'è quel... quel burone per saltare cosa ti porta? Ho dimenticato. Vabbè. Intanto turbo. Penso che è tempo del dungeon finale. In verità il tempio delle stagioni anche potrebbe avere qualcosa se ci se faccio una visita. Sì, a volte spariscono i simboli su... su Twitch. È un mistero, davvero. Oh, questi sono pericolosi. Facciamo così. Non sono pericolosi se li ignori. Mi hanno fatto solo un po' di male. E ora è il momento della verità. Puoi passare, Link? Sì, perché il seme... non so perché, ma funziona. Io anche le 8 stagioni ho... no, non sono 8, vero? Se conti le mezze stagioni, forse, ma... gli 8 poteri delle stagioni, ecco. Ecco, già meglio. Mi viene male agli occhi. No, sto bene. E tu chi sei? Tutto sarà vano. Le streghe! Come si chiama? Come si chiama? Aspetta, erano... The Queen of Time. Erano due Rova? Sì. Mi ricordo il nome finale Ova, perché c'è un boss nel DLC di Cadence of Hyrule che si chiama proprio Sintrova, che è tipo una Nova... o una due Rova... Sint. È un tipo di musica, direi. Come Kotake. Le due Rova. Ho dimenticato il nome, è da un secolo che non gioco a Ocarina of Time. Sei sconvolto, siamo due Rova, le streghe di Gerudo. Festa, la fiamma della distruzione arderà, e così più nessuno potrà impedirci di fare i nostri riti. Nonostante i tuoi sforzi, il re del male tornerà a diffondere le tenebre ovunque. Cosa volevano? Erano meglio gli 8 strumenti. Sì, qui sarebbe un po' a caso per le stagioni, ecco. È orribile! Due Rove dietro a Onox! Link, devi salvare Din! Lo so, vuoi smettere di dire cose inutili? L'unica cosa utile che hai fatto è darmi il seme. Ma era praticamente obbligatorio. Oh no. Ok, piano bene, stuniamoli. Perfetto. Ora non sono più così pericolosi. Oh, fatti neanche. Non me l'aspettavo. Ora ancora il laser. Dungeon finale. Coi fulmini. Ma certamente. Intanto mappa al 100%.
Castello di Onox. Livello finale, aggiungerebbe. Ma sarà un piano? Sarà che non c'è la mappa. Partiamo da destra. Ah, ecco, perché c'è una fatina vagante? Se non sbaglio, il boomerang interrompeva ste cose, vero? Spero non despawni, perché voglio prenderla alla fine. Perfetto. Non sembra despawnare. Va bene, sto bene. L'ho presa per sbaglio, va bene, dai, manca poco. Piano. Ok. E quindi? Non serviva a niente. Era una trappola. Ah. Allo scudo anche avrebbe servito, in effetti. Vabbè, dettagli. Magari quella stanza era per refullarti, ma... cioè, non basta? Oh no. Non entro lì, grazie. Già qui è un po' meglio, ecco. Posso... non si possono stunnare, pare. È pieno di... come si chiamavano questi? Wix. No, quello è il sito. Vabbè. Mettiamo anche qui lo scudo, allora è utile, dai. Che para tanta roba. Sì, devo sapere quando para la roba, però. Forse potrei andare a prendere l'altra fattina. Ora che ci penso. Torna su, bello. Perché fa questi suoni ma non combina niente? Wizzro. Ah, vero, Wizzro. Mi ricordo, sì, c'era... mi ricordo il nome a volte solo per Cadence of Hyrule. C'era il boss del Wizrop. No. Pensavo fosse Wizrob. Invece è Wizrob. Che era il boss di Wizro con Loboe, si chiamava... Wizoboe? Non ricordo più, va bene. Wizroboe, ecco, era Wizroboe. Ecco perché mi veniva Wizrob, non Wizro... no, no, come? Ah. Va bene, dai, non ho perso niente. A parte che sono tutti respawnati. È un piano è identico a sto piano. Non ho cambiato piano. Ah, non posso proseguire finché non li faccio fuori. Di nuovo. Devo andare di in alto. Di lato mi porta le fatine. Penso aver capito vagamente questo dungeon. E ogni sinistra che vado è qui. Infatti la mappa dice chiaramente che non c'è una sinistra nei piani più alti. Però vorrei la fatina. Ho un piano. È questo. Fatina è... salve Deshi! Perfetto! Sono full vita! Calcolato. Rifacciamoli fuori allora. Non fanno così male. Non fanno un cuore. Un po' meno. Più di metà cuore però. È comunque un fastidio perché c'è tanta gente in giro. Oh, un cuore, bene. Fatti colpire, ecco qua. È più tancoso quello, è più anche fastidioso perché spara raffica. Seppur più vulnerabile. Facciamo così, forse è più pratico. Oh sì, wow, tripla kill. Dritti, per favore. Giamè, ok, no, qui ci sono anche... qui è un casino. Usiamo questo. Tacoloteante avevi detto, no? È vero, fammi lì. Oh, quanti sono? Cuore sì, grazie. Il laser mi farebbe comodo, in effetti. Vediamo se droppano qualcosa. E posso proseguire. Questo... oh! Perché c'è il boss qui? C'è il boss pavimento qui. Beccati queste bombe. Ah, è sparito. Ancora? Ah, mi apri boom. Ma come? Basta che non mi rimanda all'inizio. Perché c'è il boss pavimento di nuovo? No, 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 vai, vai, perfetto. Non sparisce, ecco, sparisce. Oh, in tempo. Fatina, sì. Non dimmi che è una boss rush. No, è fatta. I vasi non serve romperli. Forma curiosa questo dungeon, assolutamente.
Nel senso è sintetico, ecco, intendevo ovviamente quello. Mi darà cure qui. Ma sto bene. Ma cosa Cheatdor? Fai tutto... È tutto voluto, no? Stravedesco. E per risparmiare tempo, ovviamente. Siamo già arrivati alla fine. Oh. Ecco, lui, Inox. Oh, sì! Arriva il ragazzo, io. Generale Onox, generale delle tenebre e dell'acciaio. Ho imprigionato Dean e messo le stagioni nel caos. Sei come una mosca per me e ti schiaccerò! E non so se le mosche... Penso che le mosche riescano a fare fuori persone? No? Allora sarò la prima mosca. Proviamo la fionda per un attimo, dai. Che devo fare qui? Devo studiare un po'. Ok, così? No, è invulnerabile. Questi pulsanti forse sono da premere. Devo farli calpestare lui forse. No. Devo attaccarlo io. Ah, proverò un po' tutto. Le stagioni! Niente. Ah sì, così invece... No, lasciamo stare. Quella calamita! Ah, una cosa che rotia dopo tutto. No, ma come? Sollevarlo non penso. Bombe posso provare. È vulnerabile. Lo boomerang non penso. Infatti. Non c'è niente. Solo attacco caricato. Come? Ma non dice niente il gioco a riguardo. Ma no, non è comprensibile. Ah, non si capisce. Non fai che attacco base fa molto meno male. Certo, però quello devi farlo intendere, dopo tutto. L'attacco roteante sia. Mi spinge anche un po' via. Ancora. Via da lì, grazie. Come ho già vinto. Non pensare di avermi battuto. Puoi reggere questa lotta? Oh no, alla barriera. Che devo fare col cristallo? Lo devo mandare via. Oh cavolo, elettrico. Vabbè, non dovrei comunque colpirlo. Non mi ha fa... Non può farmi male quel boomerang, vero? Voglio andare a me da lì, grazie. Ma perché mi ha fatto male col boomerang? Non ha senso. Ah, quella fionda non farà male, vero? Come mi fa male? Ah, vabbè, la vita condivisa forse. Allora devo ignorarlo. Certo, faceva dirsi. No, qui ci muoio. L'ho colpito, ma non si può andare avanti così. Allora che ci penso? Dovrei comprare la pozione. Ops. Col salto posso andare dietro e colpire lì. No, e sono morto. Potrei andare a prendere la pozione. Andiamo a prendere la pozione. In effetti sembra più battaglia finale. E non l'ho presa. Allora, riproviamo. No, tasto sbagliato. Se mi è sbagliato. Allora, era qui. Oh, no, qui. A sprofondia. Giusto una scorta qui. E un po' di turbo che ci vorrà un po'. Facciamo anche il salto, che posso fare un po' di movimento agile. Ah, serve l'inverno però, vero? Lì sopra devo andare. Va bene, è qui dietro. E ancora insieme di turbo facciamo. Costa due... Quanto era? 200 o 300? Ma ce li ho. Il punto. Permesso. Grazie. No, per spingere... Ok, non leggo... Ah. Ho dimenticato di mettere la stagione giusta dopo tutto. Va bene, vedrò poi come sistemare Dean.
di come evitare che dia problemi. Penso dovrò provare altre armi. Comodo qui, che c'è ghiaccio. E acqua. Scorciatoia. Credo. Eccoci qua. Fammela comprare, per favore. Fantastico. I poveri soldi, ma vale la pena. Ok, andrei anche a ricaricarmi, ma per quello è facile. Quindi, torniamo al dungeon finale. Non c'ho proprio il teletrasporto diretto, ma questo è vicino. Dammi qui. Ah, non posso prendere. Ah, li posso prendere anche con lo scettro quelli. Oh, non mi serve più cambiare stagioni. Sarebbe curioso da fare nella battaglia finale. Ma immagino non accade. Oh, no, che. Perché? Potrebbe anche accadere. Dannazione. Volevo fare fuori quel. Per me, grazie. Non si può passare con quelli in mezzo. Ah, oh, ancora almeno. Posso sempre prendere fattine nel dungeon finale. Ah, devo saltare questi. Così. Non mi hanno colpito questa volta. Non che sia importante. Ok, riproviamo. Dungeon finale. Oh, questi. Vabbè, no problema. Loro però droppavano fatine. Qui è più comodo. È un modo comodo per ricaricare la vita. Quasi tutta, ma può andare bene. Salve Deshi! Ecco qua. Come nuovo! Quasi. Cuore extra. L'ho già sbloccato. Non so se mi ha salvato i combattimenti. Proviamo. No. Aia. Tanto prima del boss mi refulla la vita, credo. Quindi non è così male. Questo blu lo sistemare. Che è molto pericoloso. Visto che si muove a caso e non conosce pace. Ecco qua. Un cuore. Meglio di niente. Sentite. Yeah! Va bene anche se mi colpisce. Il prossimo è un po' un casino. Devo tornare col salto. Oh, ok, sono un po' chiuso. No, questi mi prendono per i fini. No, come stavo saltando? Ah. Prendiamo un'altra fattina. Vieni qua. Perfetto. Stavo saltando comunque, giuro. Oh, non di qua. No, no, no. Salveteci. Volvita di nuovo. Usare boomerang per afferrarle la fattina. Ah, per la fattina. Ancora meglio. Idea fantastica, non ci ho pensato. Ok, ah, non è morto. Giusto per shottarli, per evitare che le spawnino sempre. Ah, l'ha mancato. Dove sei? Qui. Ancora uno. Ok. Poi c'è il prossimo che è un casino. Devo fare subito fuori le mani però. Quindi magari non attiro altra gente. Buono. Quante sono? Tre sono. Ma hanno poca vita. Anche tu sei a posto. Perfetto. Il boss devo rifarlo davvero? Curioso che è l'unico boss. E lui. Devo rifarlo davvero. Solo che le bombe sono limitate. Chissà se c'è altro modo. Ah! Dropperanno bombe questi. Ancora un po'. Non sembrano droppare bombe. No, torno a dormire. Però droppano cuori. Aspetta un attimo che torni a dormire. Ora. Amore ancora. Ora, ora. Perfetto. Oh, dare fatina a lui, perfetto. Nel caso non fossi fullato, sarebbe stato qui. Onox, perfetto, fatemi salvare. Bene, riproviamo.
Prima fase allora è facile. Va bene. E per sconfiggerti Onox. Oh, non voglio usare la bomba, ma già che ci siamo. Ah, ok, lui carica lì e poi fa un salto tipo. Sì. Sono 5 colpi, davvero pochi. E quanto mi è sembrato? 3, 5, 6. Ancora un po'. Ok, fase 1 fatta. Semplice. Devo capire come liber... Fammi, per favore, fammi passare. Perfetto. Lancia il vento, magari devo fare anch'io... La teletrasporto col vento, forse. Proviamo. Come no? Come no? Era quello il piano. Calamità. No, si muove anche senza calamità. Perché mi ha fatto metà vita di danno così? Ah, il flauto. Dammi i dubbi. Ma perché non provare? No, infatti. Non penso possa raccoglierla. Oh, posso provare in verità. Fa malissimo quella roba. Vieni qua, Dean. Non penso. Come sto già morendo? Scudo. Bombe ne dubito. Proviamo. Non l'ho colpito. Eccoci. Non ci muoio. Sono morto qui. No, anche quello va bene. Non c'è altro. Devo provare altri semi qui da sparare. Proviamo. Quelli turbo? No, sono questi. Quella tra i nemici, forse. Da mettere per terra, però. No. Da sparare. Sto andando un po' a tentativi qui. Boomerang ho provato. La pala è inutile, vero? Oppure posso scavare qui. Boh, non mi sembra così utile. Le stagioni davvero? Ehi! Davvero le sto come? Ma come le stagioni? Ma il gioco mi può riprendere in giro? E davvero le stagioni? Ha! Non me l'aspettavo davvero. Via. Va bene, l'ho colpita ma... no, va bene, un corno. Mi fa malissimo qui il boss. Vinto però! Uff, che fa malissimo, sì, ma... è fatta. No, non va bene, qui pare sicuro. No, non è sicuro, dove... non so dove... Vabbè, immagino sia scriptato che devo cadere, ma... questo pare sicuro. È random. Sì, dai, sono sopravvissuto abbastanza. Non è non ho più vita. Non male, ma ora mi hai stancato, ti mostrerò la mia vera potenza. È un drago. Un drago Inux. Sono stato chiamato dal regno delle tenebre, da Duernova. Ecco la mia realtà. Senti la potenza di un drago nero. Temo di sì, perché ci muoio qui. Ah, ok, ci salgo sulle mani e attacco la testa, vero? Eh sì, classico. Ah, però mi seguono le mani. Un colpo e muoio. Colpito! Beh, magari se è facile posso anche... non morire? E sono morto. Ci ho provato. Devo farmi il dungeon, vero? Sì. Allora torniamo qui. Riproviamo da capo. Dai, ora penso di giocarla molto meglio. So cosa fare, so come schivare circa e so che devo tenermi i cuori per una terza fase. Non voglio la bomba. Qui non serve a niente, no? Al massimo questo. Boh, prendila per gustare qualcosa. Ah, colpito. Ha colpito anche lui me, ma non ha fatto così male. Ma non vorrei che mi chiudessi in un angolo. Ok.
Ecco qui. Ancora uno, penso. Va bene, fa anche il suono. Brrr. Forte, però devo usare lo scettro. Non me l'aspettavo. In effetti è una cosa che fa male, ma non fa... Cioè, colpisce ma non fa male. Via quelli. Ok. Via, per favore, Dean. Non è il momento. Perfetto. Ancora un colpo fa... No, va bene. Via. Ah, non me l'ha caricato. Via, Dean, per favore. Bello come vola via poi. Ecco qui. Wow, ho perso solo 4 cuori. Quando prima li ho persi 2 volte quelli che avevo. Cosa c'è? Ok, ci ho messo un po'. Questo non è sembrato crollare. No, è random, come l'hanno detto. Mi piacerebbe però provare a sopravvivere all'ultimo. Riproviamo. Allora, il mantello chiaramente. Perché qui è 2D, si platforma. Il classico a colpire la testa. Dai. Dammi una mano. Ah! Ok, questa mossa non l'ho più. Mi ha fatto un cuore intero. Vabbè, un cuore intero me lo... Se lo può aspettare dal boss finale. Su. Perfetto. Ah, l'altra mano fa male, giustamente. Ecco qui, alla testa. Ora fare altre mosse però. Non so tutti i suoi pattern. Va bene. Ma come lo sal... Potevo stare sulla mano. Ah. Cos'hai adesso? La mano? Perfetto. Sta lì, bravo. Quante volte ho visto... Va bene. Quante volte ho visto un boss dove devi salire sulle mani. Qui sputa le fiamme, va bene. Oh no, sono semi permanenti. Va bene, va bene. Va bene, un corno mi ha colpito. Ok, sono sulla mano. Vuoi andare un po' al centro? Che ecco qui! A quanto pare non c'è danno da caduta, quindi posso sbizzarrirmi. Fa però molto male. Ancora di più la testa. Con la spada sacra. Ok, fiamme semipermanenti. Buono. Perfetto. Fa la carica, vero? L'ho schivato, non ci sono salito, ma non mi ha colpito almeno. Dai. Dammi una carica di mano. Dammi una mano. Dai una mano. Bravissimo. Quasi, ecco. Vabbè, no, che fai? Sarà mente la Link. Hai ancora una pozione intera da brindare. Ok, fiamme permanenti. Mi fa 4, vero? Oh, questa mi ha... voleva predictarmi questa qui. Ok, ho preso la pozione, ma almeno ci sono salito. Dai, quanto manca? Vabbè, che il boss finale, ma... Penso manca poco prima di o morire o cambiare pattern. Oh, questo è un altro pattern, in effetti. È un po' complicato da schivare. Mi ha fatto male. Un cuore intero fa! Aia, ok. Anche questo fa un cuore intero. Ma manca niente, lo sento. Se avessi il laser qui sarebbe ottimo. Mi ha predictato come... Ok, questo... Ho un'idea. Come no? Come no? Non è anche potenziato. Ma che, come non fa niente? Gli mettiamo questo. Ok, perfetto. Quasi. Ho comunque poca vita. Vuoi morire? Mi fa la carica, vero? Eh sì. Potevo salirci sopra volendo. Avrei velocizzato un po' la cosa. Dai. No, questo no. Il basso pare in verità buono. Perché puoi schivare con un po' più di facilità. Ora, perfetto. Dai, dimmi che colpo di grazia! Ci vuole ancora un... Non è che devo fare altro. Che mi sembra che non c'è altro da fare. Oh no. Non ho più cure! È predictato anche qui! Oh no, 2 colpi e muoio. E basta! Ti prego, non colpirmi. Ok, qui non è così ma... Ah! Un colpo e ba... Sto vivo! Ti prego! Ma no! Pagare il colpo di grazia! Ah! Riproviamo. Ha fatto male. Beh, ora conosco molto meglio il pattern, quindi direi che sarà ancora più facile.
Vorrei provare anche a restare sull'ultima casella su questo piano. Così per sfizio. Io poi... Ah, sempre la bomba qui. Perfetto. Vabbè, mi ha colpito, va bene, dai, solo un colpo. Prima ce l'ho fatta con solo 4 danni. No, mi ha spinto verso il masso, dai. La prima fase è anche più facile. Ho perso ben 3 cuori. Forse farò un po' peggio. Anche perché qui volevo anche tankare per colpirlo me. Mi ha già fatto... Mi fa malissimo quella cosa. Fa malissimo. Ho già perso tutta la vita. Ci sarebbe una cura in mezzo qui. Oh no, uno shock di quel cristallo. La sto giocando molto peggio in effetti. Senza la pozione non so neanche quanto sia fattibile. Ok, per provare un attimo a non cadere. Allora un attimo, facciamo... Non mi pare un buon punto per... Ma sì, posso... Posso anche salvare qui. Vorrei vedere dove non si può cadere. Ok, qui al centro. Un attimo, sono curioso, voglio stare l'ultimo pezzo. Qui li cade. Perfetto. Ok. Buono. Beh, per l'ultimo pezzo forse mi serve il salto. Ma per ora sto bene. Sì. Sai che se l'ultimo non posso stare però. No, è sempre curioso. Ma non si può fare. Allora, cosa combino qui? Proviamo le stagioni allora. Beh, è curioso che il bastone venga usato, ecco, ma oltre a quello non serve molto altro. Mi ha colpito ancora. Va bene. Sarà come combattere senza pozione a questo punto. Peccato che il laser sarebbe stato interessante. Posso usare il turbo? È vero. È vulnerabile, sì. Quando magari fa quelle cose, quelle fiammelle forti. Va bene. E ora per favore fai qualcosa. No, quella mossa lì. Non ci sono anche salito sopra. Ah. Dammi la mano di più, per favore. La mano, gentile. Bravissimo. Poggi sempre l'altra guancia. Ecco qui, grazie mille. Oh, mezzo cuore ho. Eh no, qui no. Però un corno. Va bene, so come fare più o meno. La schivata della carica però è un po' difficile. Perfetto. Allora, proviamo adesso i semi. Anzi, ho un'idea. Lascio il mantello qui, ma i semi del turbo li lascio sulla spada. Così posso schivare questi per bene. Sì, ma è fantastico. Ok, mi ha predictato un po' troppo. Non doveva andare così. Non ci sono anche salito sopra. Ah. Beh, dopo questo mi dà la mano come sempre, però. Vero? Perfetto. Potrei anche saltare sull'altra mano. Vorrei provare. Ho sbagliato tasto! Ah! No, l'ho equipaggiato nel tasto sbagliato. Ok, ho sprecato un'occasione. Oh, il gioco è gentilissimo. Oh, ho sprecato un'altra occasione. Ti prego, gioco. Ok, il gioco va avanti così. Fantastico, è gentile. Però non ce la faccio fino alla fine con questa vita. Oh, no, ok, serve il turbo qui. Buono. Ma dai, ah. No, qui, quello no, quello no. Quello meglio schivarlo. Che potrei salirci sopra, ma è un po' un casino. Ora mi dai la mano, vero? Sì, perfetto. Spada su B. Col turbo forse potrei andare dall'altra mano. Proviamo. Dopo. Oh no. Non riesco a schivarlo quello. Conviene schivarlo perché dopo mi dà comunque la mano. Mi è sembrato. Sì, infatti. Proviamo subito col turbo. No!
L'ho mancato, ma si può fare. Si può fare. Si può fare. Andiamo. No, l'ho overshottato addirittura. Va bene, questo è facilmente schivabile. Potevo anche salirci. Posso scombarlo volendo. Mi dà la mano, vero? No. Allora il turbo. Così facilmente schivabile. Quasi, ecco. No, beccati più del dovuto, va bene. Buono, turbo. Andiamo col combo spada. Perfetto. Perfetto. Wow. Lo stiamo... No, no, era fuori schermo. E sto morendo. Devo combarlo prima di morire. Beh, ora mi dà la mano. Dammi la mano, per favore. Non era... No. Non mi dà la... Oh, ho schivato quello, però. Non male, questa l'ho beccata in pieno, però. O ne muoio. Ok. Una mano, ti prego. Grazie. Va bene così. Devo combarlo fino alla morte, ora. Non ho saltato. No. Non devo... Ok, no, qui. Eh sì. Come posso schivare quello con la mano? Ah, vabbè. Sono morto. Aia. Va bene, allora riproviamo di nuovo. Da capo, perché il salvataggio che ho fatto non è ideale. Ho perso un bel po' di vita. Quello con quattro... Magari faccio l'ultima volta questa parte e se proprio muoio di nuovo salverò un po' prima. Anche se vuoi provare davvero a saltare in giro. Ma no, non è necessario. Però mi serve il mantello. Volevo provare a skippare. Volevo skippare quella parte del cadere in qualche modo. Ci volevo restare fino alla fine, seppur non serve a niente. Così ancora uno, direi. Mancato. Ecco qui. Non ho perso troppa vita stavolta. Qui però è un posto brutto. È un po'... Cioè, ah, è terribile qui. È terribile. Già meglio. Allora, datti una calma. No, non va bene. Mi ha schivato! Ma con che abilità mi ha schivato col salto? No, non riesco. Mi ha fatto più male di prima, ma... Sì, mi fa... Mi distrugge di nuovo. Non so come non sono morto con... Come prima... La prima volta ce l'ho fatta con solo 4 danni. Ok, dovrebbe essere morto ora. Sì, questi fanno malissimo. Ah! Sono andato peggio di prima. È andata comunque male, ma ancora meglio so come fare. Io mangio per Anagrom. Beh, tempo di cadere. Accelero un po'. Magari do la scettrata in faccia. Meglio di no. Mi piace però questa tecnica del turbo quando salta. Del turbo, sì. Perché sa molto di tecnica da... Non lo so, speedrun, per stare in testa. L'ho visto in alcuni giochi. Ah, va bene, sono due colpi. Oh no, vero, che fa la carica. Oh! Come si schiva. Va bene, dammi un'altra mano. Su. Aspetta solo quella. Gentilmente. Waldorf. Perfetto. Ora si carica. No! Le mani sussultano un pochino. Quando le colpisci le mani tremano un pochino, quindi... Non so, devo fare più attenzione. La mano. Bravo. E il turbo. Voglio quindi aspettare dopo che lo colpisco. Qui scombare più lentamente, ma scombo niente di meno. Ok, va bene così. Ok, un turbo lo tengo, dai. No, lo uso per schivare più colpi. Ho più semi che vita, direi. È troppo forte questo. Oh, ho schivato. La mano. Oh, yes. Ci siamo. Vengo a scombarti tutto.
Mi sono passato oltre, ma come? Va bene. Oh, gli ultimi due posso anche baitarli, in verità. Mi serve il turbo qui. Visto che va bene, ho un'altra pozione, ma mi seccherebbe beccare comunque danni. Ok, qui si salta. Turbo e spada. Bene, sussulta un po'. Perfetto. Oh sì! Non, oh no, oh sì! Oh no, è troppo tardi. I miei ordini erano di catturare Dean e dare a due rova il potere distruttivo di una terra priva di stagioni. Ora, come fiamma della distruzione, quel potere distruggerà questa terra! Ah, ah, ah. Come è troppo tardi? Quindi si muoiono comunque. Bello comunque finalmente che c'è una battaglia in 2D. Ce n'è solamente una in Wind Way. No, in Link's Awakening. Ed era sott'acqua. Questa era abbastanza epica. Era un po' il classico, ma era quella di un platformer. Con quanta vita! Grazie, Link. Sapevo che mi avresti salvata. Ora che sono di nuovo libera, le stagioni torneranno alla normalità. Ma erano già normali le stagioni. Il flusso di stagioni non era normale. Questa è primavera. Qui sarà... Ok, siamo in primavera a quanto pare. Le prove che hai superato per raccogliere le essenze della natura hanno fatto di te un vero eroe. C'è un'altra prova, ma noi oracoli saremo sempre al tuo fianco. In segreto, Oracle of Secrets, sperando di tenere le tenebre lontane dai cuori dell'umanità. Oh, un'immagine di gioco, non ci credo. E Link ha l'orecchio un po' verde. Torniamo a Horon, dagli altri. Ah, ancora. Ah, 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 Link, non pensare che sia finita. Cosa, ti fa giocare qui a Oracle of Aegis? No, sono le sorelle, sì, è per Aegis. Oh no, che si è caduto. Ma il danno che ha recato a questa terra arde nella fiamma della distruzione. Quando questa fiamma illuminerà il buio, i nostri desideri si avvereranno. Ah, ah, ah. L'altra faccia della mostra. Va bene, sì, to be continued. Esattamente qui è finito. Ciao, Fado. E penso non ci siano molti altri segreti, in verità. Con che font me lo dici? No, più che colore di font. Vabbè. Sono gemelli, hanno la stessa faccia. Ma aspettavo una faccia lì per dare doppio... Non lo so, puoi indicare che sono due, ad esempio. Non lo so. Yotsu Ikeda. Mi torna in mente, era un personaggio di un gioco RPG Maker, Yotsu Ikeda. Era di... non ricordo il nome però. Quello che fa Hyper Slash. Alla fine questo Zelda era carino, ma non mi è piaciuto più degli altri, ecco. Era abbastanza piatto, come dire. Mi sono piaciute abbastanza le boss fight. Più che altro tutto il resto, in particolare gli enigmi, si basavano sul... usa questo oggetto, usa quest'altro, vai avanti e indietro. Ce n'erano un paio carini riguardanti una stanza sola. Quindi... il gioco è bello, il tema era carino. Ma la meccanica delle stagioni è usata... è usata non in maniera è usata un po' per il gioco, buona parte, ma... non lo so, non funziona dentro i dungeon, quindi è un po' inutile nei dungeon. La bacchetta contro il boss finale non la puoi usare, se non per spingere via il cristallo, ma è una stupidaggine. Quindi, peccato, la meccanica base del gioco non la puoi usare durante i momenti importanti come il dungeon o il boss. Altri giochi? Link to the Past lo faceva? La meccanica di andare nel passato durante una boss fight? Oh, non mi ricordo quello. Era forse in un dungeon? No, neanche un dungeon. Ocarina of Time faceva una cosa curiosa con la meccanica di andare nel passato, nel futuro. Con un dungeon particolare o in giro per l'overworld. A Link Between Worlds usava la meccanica di gioco, entrare nei muri contro il boss finale. Era abbastanza epico. E con anche un altro boss, credo. It's a good game, but it's a bad game. Più che altro, boh, il gioco resta in piedi, ma è un gioco abbastanza generico come gioco Zelda. Se vuoi prendere un gioco come definizione di Zelda,
ma è definizione generica di Zelda, potrebbe essere questo. No, tutti quanti lo sanno forse. Gli ultimi un po' meno a questo punto. È un gioco Zelda dove vai in giro, trovi oggetti, usi la meccanica del gioco per sbloccare altre zone. E tutto qui, ecco. Anche gli strumenti sono quantità sulla qualità. C'è il magnete che va bene, è epico farsi trascinare dall'altra parte di un burrone col magnete, ma se c'è un magnete dall'altra parte. E se c'è, era previsto che l'avessi usato. Gli oggetti, vabbè, questo è magari la maggior parte dei giochi Zelda iniziali, che gli oggetti sono fatti per specifici usi. Alcuni come boomerang o la fionda, va bene, sono di uso più divulgato, va bene. Ma come qualcosa come il magnete non lo usi mai, se non in punti chiaramente scriptati per poterlo usare. Stessa cosa. La fionda tripla come oggetto del dungeon mi pare un po' uno spreco, ecco. È una fionda che spara in tre direzioni, dopo tutto. Va bene, curioso, ma non serve a praticamente nient'altro. E ci sarà meglio. O sarà meglio? Beh, quello magari lo gioco il prossimo anno. Che mi basta un gioco Zelda così per anno, ecco. Non, diciamo che non sento il bisogno subito di continuare, ecco. La fine. Vediamo subito, eccolo qui. Posso fare anche uno screen volendo. Ci sono le fre... Potevano farlo più facile. Segreto labirin... La brinna? Cos'è la brinna? Save esci? Sì. Se dico no, non esco o non salvo. Continua in Oracle of Ages. Molto curioso, ma... Se giochiamo con l'altro, quindi... Ah, se continuo sull'altro, quindi avrò il vero finale. Questa cosa è forte. È forte questa cosa. Come gioco a sé... Va bene, correggo la frase. Come gioco a sé stante è un Zelda generico. Ma il fatto che si fonda con un altro Zelda per fare un'esperienza complessiva è geniale. Peccato, avrebbe dovuto fare questo anche nel gioco. Ecco. Ma è geniale un gioco che prosegue in un altro. È come una sorta di... Scegli in che ordine fare la tua avventura, ecco. Ora che accade se gli parlo? Ti ho salvato il mondo? La pace torna dall'Odrum e io mi riposo in pace. Scusa. E quindi non faccio niente. Non c'è neanche zero... Non c'è neanche post-game. Ci sono forse i frammenti di cuori da trovare. Che onestamente non so dove siano. Come armi come sono? Perché ho tanti slot liberi però. Va bene, questi due sono per gli oggetti, ma ho una riga intera. Mi pare strano. Oltre a quello, qualcosa che manca, ma penso era qui prima. Sono oggetti che avevo prima. Il portarelli espanso penso si può ancora prendere. Solo che non l'ho trovato, quindi... Beh, visto che abbiamo fatto solo 2 ore oggi, datemi un'occhiata magari a... Dove si trova? No, ma posso fare anche fuori streaming. C'è un postgame dove puoi tenere password da passare tra i due giochi. E quando le metti in Aegis ottieni una password di risposta. Che cosa strana. Proverò a farlo magari quando giocherò quell'altro gioco. Metterò comunque il save file, chiaramente. Lei cosa combina qui? Sono farore, raccolgo dei segreti e sa dei segreti. Conosci i segreti? No, il mio che mi ha dato, ecco. Potrei provare a metterlo. No, non mi darà niente, dai. È di questo gioco. Vuoi il segreto per andare alla Birinnia? Ah, ok, quello che mi ha detto il titolo di coda. Memoria di farore. Ah, sono i password. Ma ne ho solo uno. A questo punto proviamo, dai. Allora. Certo, devi scrivertene però. Era una G questa. PS. E sinistra. Curiosa qui che c'è proprio la freccia. Chiusa parentesi. Che parentesi è questa? Oh, eh? Ah, sono chiuse le sezioni, va bene. Eh? È uno spazio? Come proseguo? Non può andare avanti! Non capisco. Non può andare a destra.
password PTSD Golden Sun. Cosa c'era in Golden Sun? Che puoi mettere password per sbloccare cose? Anche in Pokémon Mystery Dungeon usi le password per sbloccare certe missioni. Più che altro per prendere certe importanti, ecco. Come quelle per sbloccare una zona amico. Come si fa qui? Se so che devo metterla in Oracle, ma è l'unica che ho. Volevo provare a vedere se diceva qualcosa a riguardo. Non so neanche come si mettono. Puoi usare in Golden Sun Password per iniziare lo stages con livelli e oggetti ottenuti. Non facite però il gioco dopo. Ma immagino che è buono conservare cose però. Forte, è tipo un'avventura che continua. Lo fanno un po' di giochi in effetti. Principalmente gli RPG, no? Non era così anche Trails in the Sky? O o tiri 7 livelli. Comunque non c'è niente, letteralmente niente da fare. Non c'è post game, quindi finiamo qui a questo punto. Ci sono da trovare 3 frammenti di cuore, ok? E il portale è ampliato, ma penso che il gioco è finito così. Anche se c'è una side quest extra, non penso la voglio fare, dai. Il gameplay è abbastanza tranquillo di questo gioco, per non dire altro. Va bene, tutto. Per finire però vorrei trasformarmi un attimo. Che c'è un anello che non ho provato. L'anello. Dov'è? L'anello. Non è questo. Sarà qui in fondo. Anello. Eccolo qui. Anello Octorok. È bellissimo. Cioè, non l'ho provato, ma suona bellissimo. E Link è un Octorok. Un Octorok verde. Ma è sempre un Octorok. È bellissimo. Non posso però fare letteralmente niente. Se non muovermi. A e B non fanno niente. Qualsiasi tasto non fa niente se non i menu. Peccato, volevo che sparasse, ma troppo forte poi. Sarebbe bellissimo. Va bene, direi che è tutto quanto. Penso di finire qui, non c'è letteralmente altro da fare. Va bene anche finire. Oh, aspetta. Forse non mi va bene finire prima. Perché Twitch sta attualmente facendo una sorta di rimborso cambio costo abbonamenti. Quindi se faccio un 66 ore di streaming questo mese, mi dovrebbe rimborsare, dare 4 euro e mezzo. Mi dovrebbe dare dei. Ok, non posso dire la cifra in effetti. E ora sono solamente a metà delle ore. A oltre metà mese. Quindi o facciamo live extra prossima settimana, oppure, vabbè, per qualche spicciolo, ma no, non si sa mai, ecco. Ma va bene finire qui, dai. Potrei provare a farne una prossima settimana in più. Devo vedere cosa portare, però. Ho qualche vaga idea, però. Volevo giusto portare un po' di giochi extra. Tipo, vabbè, prossima settimana provare a cominciare Genshin Impact, forse? Poi volevo provare a portare Baba Is You, che l'hanno aggiornato, hanno messo tanti livelli extra con l'editor dei livelli. E anche provare a giocare un attimo il gioco, a provare a portare il Just Wanica, quello dove faccio una live di un gioco e basta. Octolink, prima di Splatoon. È Octolink, non Ink. Ma sì, ci siamo abbastanza vicini. Va bene, vedo di fare la live extra allora. Allora, chi c'è online? Siamo in 4. C'è la collega di YouTuber Okie che gioca a Pokémon. Ma quanti giocano a Pokémon Diamante Splendente? Vabbè, tutto Twitch presumo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sono 5 nel mio feed. Sono pochi 5 nel feed. 5 su quanti? 12. Wow, tutti che giocano. Va bene, tutto quanto allora. Ciao Paul, mi spiace, stavo giusto finendo. Facciamo la live, dai, alla collega Nintendo. C'è anche Hilda, ma mi sento in soggezione a fare raid a chi ha... Ah, facciamo Hilda stavolta, dai. Da un po' che non faccia lei. Vai, raid. Hilda Namida. Perfetto. Dai, giusto perché siamo in 5. Grazie Paul di essere arrivato in tempo. Allora, tutto quanto. Allora, grazie mille di aver seguito. Questo è una... Continuiamo il prossimo anno. Vi do appuntamento a proposito per
tra tre domeniche per qualche cosa interessante. Allora vi saluto e ci vediamo a quando capita!